Chiederei a Armigero Antonio di venire qui sul palco per la sua presentazione. I relatori della tesi di Armigero sono il professor Galantucci e l'ingegner Morfini. Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio il Presidente e la Commissione per la parola data e colgo l'occasione per ringraziare il mio relatore, il professor Luigi Galantucci, e il mio correlatore, l'ingegner Lumorfini. Sono il laureando Antonio Armigero ed oggi presenterò la mia tesi di laurea in tecnologia meccanica dal titolo Tecniche di unione tramite adesivi strutturali per la realizzazione di componenti ibridi metallo-composito. Il progetto Il SIAD, soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di additive manufacturing, è un progetto PON a cui partecipano aziende e diverse università, tra cui anche il Politecnico di Bari. L'additive manufacturing è una tecnica che consente la produzione di un oggetto tramite l'aggiunta progressiva di strati di materiale, sulla base di un modello CAD tridimensionale. Questa tecnica presenta diversi vantaggi, è applicabile a diversi materiali come metalli, polimeri e compositi. Gli scarti sono riutilizzabili a tempi e costi ridotti ed è possibile realizzare geometrie complesse. Uno degli obiettivi del progetto SIAD è la realizzazione di parti in additive manufacturing che abbiano le caratteristiche dei metalli e dei compositi. Una possibile soluzione è quella di unire metalli e compositi attraverso adesivi strutturali in giunti incollati. L'obiettivo del presente lavoro di tesi è studiare le proprietà di adesivi strutturali, epossidici, acrilici e metacrilati utilizzati nel progetto SIAD per realizzare componenti ibridi metallo-composito. I materiali utilizzati in questo progetto sono l'acciaio AISI-316L e il Carbon PIC. L'acciaio AISI è un acciaio inox austenitico a basso tenore di carbonio. La L sta appunto per low carbon, è una lega in cui sono presenti anche cromo, nickel e molibdeno, ottenuta per tecnica SLMN ed è nota per la sua ottima resistenza alla corrosione. Il carbon PIC è un materiale emergente utilizzato per l'alleggerimento dei componenti, è un materiale composito costituito da PIC come matrice, rinforzato con fibre di carbonio, ha un'ottima resistenza meccanica, chimica e termica ed è ottenuto per AFP. Questo materiale viene usato per applicazioni in cui servono prestazioni ancora maggiori dal semplice polimero termoplastico PIC. Mentre i giunti meccanici provocano il taglio delle fibre causando concentrazioni di stress, i giunti incollati sono più continui, distribuiscono il carico in maniera uniforme e presentano anche un elevato rapporto resistenza-peso. Tuttavia, poiché la maggior parte degli adesivi è formata da polimeri, hanno una capacità relativamente bassa di resistere alle alte temperature. Tuttavia, gli sviluppi fatti nella chimica adesiva e nelle tecniche di progettazione dei giunti hanno reso possibile l'utilizzo di questi adesivi anche a temperature estreme. Tuttavia, gli adesivi ad alte temperature sono fragili alle basse temperature, mentre gli adesivi idonei a basse temperature sono fragili alle alte temperature. Per risolvere questo inconveniente, una possibile soluzione è la progettazione di un giunto misto graduato, nel quale vengono usati due tipi di adesivi, dissimili tra di loro sia per le proprietà meccaniche, ma anche per la loro capacità di gestire la temperatura. Viene posto in mezzeria un adesivo rigido, idoneo alle alte temperature, e uno invece all'estremità flessibile, idoneo alle basse temperature. Il giunto avrà buone caratteristiche meccaniche e gestirà sia le alte che le basse temperature. La sua naturale evoluzione è il giunto adesivo graduato, in cui le proprietà dell'adesivo variano gradualmente lungo la sovrapposizione. Questo giunto ha ottima duttilità e resistenza meccanica e vengono ridotte le sollecitazioni di taglio e di distacco. Gli adesivi epossidici sono usati comunemente per rinforzare strutture in acciaio con compositi in fibra di carbonio, per la loro elevata resistenza meccanica, però tuttavia sono altamente rigidi, hanno deformazioni plastiche a rottura relativamente basse e poiché vengono polimerizzati quasi sempre ad alte temperature, durante il raffreddamento vi sono tensioni residue. Gli adesivi metacrilati, nonostante abbiano valori di resistenza alla trazione e al taglio, simili a quelli degli epossidici, hanno una capacità portante molto più elevata e una minore rigidità. In più il cedimento è preceduto da una visibile deformazione, il che può rendere possibile effettuare delle apposite contromisure. Gli adesivi acrilici possono essere polimerizzati a temperatura ambiente e questo riduce in parte il problema delle tensioni residue. Andando a studiare dalla letteratura un grafico sforzo-deformazione dopo le prove di trazione,
è evidente che il carico a rottura dei giunti con epossidico è circa 4 volte superiore a quelli di quelli con acrilico. Per quanto riguarda la resistenza al taglio, la resistenza dei giunti con epossidico diminuisce rapidamente con l'aumentare della lunghezza di sovrapposizione del giunto, mentre con acrilici diminuisce solo leggermente. In conclusione, si può dire che nonostante gli adesivi metacrilati e acrilici abbiano alcuni vantaggi rispetto agli epossidici, per determinate applicazioni gli epossidici possono essere la scelta migliore. La scelta dell'adesivo deve essere fatta in base all'applicazione dei giunti e ai carichi a cui sarà sottoposto. Grazie per l'attenzione. Grazie. Boccola Vittorio, prego. Boccola Vittorio presenta una tesi, i cui relatori sono il professor 32 e l'ingegner Ceddia. Buon pomeriggio. Prima di cominciare vorrei ringraziare la Commissione per la parola data, il mio relatore, il professore Bartolomeo 32, e il mio correlatore, il dottor Mario Ceddia. Il mio lavoro di tesi si è basato sulla progettazione e ottimizzazione mediante analisi FEM di un carrello di atterraggio. Il carrello permette ai velivoli di poter effettuare manovre di decollo e atterraggio in maniera sicura, senza portare danni alla struttura di questi ultimi. Esistono diverse configurazioni del carrello di atterraggio, tra cui il biciclo, il triciclo e il tandem, e questi possono essere fissi o retrattili. Nel mio lavoro di tesi mi sono concentrato sull'analisi e la progettazione di un carrello triciclo retrattile. Questa configurazione è costituita da due ruote principali poste sotto le ali del velivolo e una ruota ausiliaria posizionata sotto la fusoliera. La progettazione e l'ottimizzazione è stata fatta andando a fare delle considerazioni sulla massa e sui carichi e sulla posizione del baricentro, valutate sulla base della scheda tecnica del SIAE Marchetti S208M. Da un punto di vista strutturale, attraverso la figura, è possibile distinguere i vari componenti del carrello, il punzone cavo, lo stelo e il perno del mozzo. I primi componenti da me progettati sono stati il punzone cavo e lo stelo. Si è schematizzata il punzone come un'asta isostatica, vincolata nella parte superiore da una cerniera fissa, in corrispondenza dell'attacco della fusoliera, e nella parte inferiore con un carrello, in corrispondenza del mozzo. Attraverso l'analisi esterna e interna è stato possibile valutare lo sforzo normale, il taglio e il momento flettente e si è constatato come tali componenti sono soggetti solo a sforzo normale, in particolare sono soggetti a compressione. Infine è stato definito il diametro minimo dello stelo e lo spessore minimo del punzone cavo. Il perno invece è sollecitato solo a flessione in quanto vi sono imposte le forze degli pneumatici e la forza del punzone. Attraverso la progettazione si è concentrata innanzitutto nella ricerca della lunghezza massima del perno. Infatti, calcolando la freccia massima e imponendo l'uguaglianza nella verifica a deflessione, è stato possibile ricavare la lunghezza di quest'ultimo. Attraverso l'analisi statica è stato possibile verificare le zone più sollecitate e si è constatato come questo componente è esente da sforzo normale ed è soggetto solo a taglio e a momento flettente. Infine è stato definito il diametro minimo a flessione. Attraverso l'analisi della tensione è stato possibile verificare le sezioni più sollecitate del punzone cavo e dello stelo. La tensione massima si registra nella sezione cava ed essendo questa soggetta solo a compressione si è optato per una verifica a carico di punta mediante il metodo Omega e i concetti di carico euleriano. Per il perno invece si è optato per una variazione di sezione per permettere l'alloggiamento delle ruote. Si è studiata la fatica del materiale ed essendo questo esente da momento torcente, la sollecitazione media è nulla e il ciclo di fatica è di tipo alternata simmetrica. Successivamente è stato definito il limite di sollecitazione a fatica e sono state verificate le sezioni più sollecitate attraverso il diagramma di Haig e il relativo coefficiente di sicurezza. Mediante l'analisi FEM è stato possibile lanciare delle simulazioni statiche lineari che hanno permesso di valutare le zone più critiche del punzone e del perno del mozzo. In particolare per il punzone la zona più sollecitata è la sezione cava, mentre per il perno la zona più sollecitata è la sezione in corrispondenza della variazione di diametro. L'ottimizzazione è stata fatta sulla base di diversi materiali, quale l'acciaio e il titanio, e si è constatato come l'aumento dello spessore della sezione cava e del raggio di raccordo, in corrispondenza dell'intaglio del perno, abbiano portato a una notevole riduzione della sollecitazione di von Mises.
In conclusione, si può affermare come l'applicazione di concetti semplici e facilmente intuibili abbiano portato dei notevoli benefici nei diversi componenti del carrello. La riduzione di tensione si traduce in una maggiore durata ed una migliore resistenza e risposta alle sollecitazioni. L'analisi statica mediante Fusion 360 ha permesso di aumentare le performance dei singoli componenti del carrello e quest'ultimo nel suo complesso risulta molto più affidabile, caratteristica ampiamente ricercata nel settore aeronautico. Grazie per l'attenzione. Grazie. Prego Bottalico Cristian. Anche i relatori di questa tesi sono il professor 32 e l'ingegner Ceddia. Buonasera, sono Cristian Bottalico, il laureando Cristian Bottalico. Oggi discuto la tesi in Meccanica dei materiali e progettazione meccanica 1 dal titolo Ottimizzazione progettuale mediante metodo agli elementi finiti di un albero per turbocompressore. Per questo ringrazio il relatore, il professor Bartolomeo 32, e il correlatore, il dottor Mario Ceddia. L'obiettivo di questa tesi è stato quello di ottimizzare da un punto di vista strutturale l'albero di un turbo Garrett GT25-1 con l'obiettivo di ridurne il peso. Partendo dai dati geometrici e termodinamici forniti in ingresso è stato possibile effettuare l'analisi statica. Partendo dalla deformata dell'albero è stato possibile determinare il diametro minimo che è risultato essere pari a 5 mm e di seguito è stato possibile effettuare la verifica a torsione che ha permesso di stabilire quale fosse il diametro minimo effettivo necessario per poter trasmettere il momento torcente. Successivamente è stata effettuata l'analisi a flessione e quindi sono stati determinati i valori degli angoli e degli abbassamenti massimi necessari per poter effettuare le opportune verifiche che, come si può notare qui di seguito, risultano essere rispettate. Attraverso il dimensionamento a fatica, invece, è stato possibile stabilire le sezioni maggiormente sollecitate e quindi, attraverso il diagramma di Haig, è stato verificato che il punto di esercizio P si trovasse all'interno di questo, che ha come coordinate la tensione media e la sollecitazione alternata dello sforzo. Una volta terminata questa parte, la progettazione è proseguita con la scelta dei materiali, in particolare è stato scelto un acciaio da bonifica 39 nickel cromo molibdeno 3 per l'albero e un Nimonic Alloy 105 per la turbina e per il compressore che sull'albero sono calettate. In particolare è stato scelto questo materiale per via delle estreme condizioni di temperatura e di pressione in cui si trovano ad operare. I cuscinetti invece sono stati scelti con lo scopo di assorbire non solo i carichi assiali ma anche i carichi radiali. In particolare è stato scelto un cuscinetto Super Precision obliquo ad una corona di sfere 7004CE HCP4A per via delle elevate velocità in cui il turbocompressore si trova ad operare. Successivamente è stato scelto come sistema di calettamento per il compressore una linguetta ed è stata determinata la lunghezza dello stesso. Per quanto riguarda la turbina, invece, è stato scelto un forzamento a caldo ed è stata anche in questo caso calcolata la lunghezza di calettamento. Però in entrambi i casi è stato necessario progettare un sistema di bloccaggio ed è stato scelto un bullone M12, questo perché non si riesce a bloccare lo spostamento relativo assiale in entrambi i casi. L'analisi FEM è stata effettuata con il programma Inventor, con l'obiettivo di stabilire quali fossero le sezioni maggiormente sollecitate e per capire se le tensioni indotte nel materiale risultassero essere inferiori alla tensione di snervamento. Come si può notare dai risultati, infatti, la tensione massima è inferiore a quella di snervamento, quindi non si ha rischio di cedimento statico. Inoltre, la verifica fatica sui raccordi è rispettata, quindi si ha corretto funzionamento. Infine, è stato possibile effettuare l'ottimizzazione strutturale rendendo l'albero cavo. Per fare ciò, è stato però fondamentale effettuare nuovamente la verifica a fatica
ed è stato scelto come nuovo sistema di calettamento per turbine e compressore un forzamento conico. In conclusione, attraverso i risultati ottenuti dalla nuova analisi FEM, è stato stabilito che anche in questo caso la verifica statica è rispettata, quindi non si ha rischio di cedimento statico, e quindi si può dire, per questo motivo, che l'ottimizzazione ha garantito un vantaggio in termini di riduzione del peso, che è risultato essere inferiore di circa 11 grammi. Grazie per l'attenzione. Ok, grazie. Prego, Delle Fontane, Tommaso. I relatori della tesi sono la professoressa Fabiano e il professor Oresta. Buonasera a tutti, ringrazio la Commissione per la parola. Sono lo studente Tommaso Delle Fontane e quest'oggi discuto la mia tesi di laurea in misure meccaniche e termiche dal titolo «Ottimizzazione dei parametri caratteristici di un flussimetro a cono». Ringrazio la mia relatrice, la professoressa Laura Fabiano, e con relatore il professor Gaetano Vacca e il professor Paolo Oresta. Diversi sono gli strumenti atti ad effettuare una misurazione di portata. Tra quelli più presenti in commercio troviamo il flussimetro a pressione differenziale per il loro basso costo, semplicità di progettazione e minima manutenzione. Il principio di funzionamento di questi strumenti si basa sull'applicazione del principio di Bernoulli e dell'equazione di continuità. A seguito quindi di una restrizione nella condotta, il flusso accelera e avviene una caduta di pressione. Questi strumenti sono strumenti intrusivi, introducono cioè una perdita di pressione permanente, che non è altro che il dispendio energetico per il loro funzionamento, indicatore questo della qualità dello strumento che viene contabilizzata con il coefficiente di efflusso CD. Negli ultimi anni è emerso una nuova tipologia, il misuratore di portata a cono, detto VCON, particolarmente idoneo ad operare in condizioni di flusso disturbate rispetto ad altri flussimetri, che richiedono lunghezze rettilinee più ampie a monte e a valle dello stesso. Introdotto alla fine degli anni Ottanta dalla MC Chrometer e solo nel 2016 normato, sono in continua evoluzione studi che ne ottimizzano la geometria e quindi le prestazioni. Lo scopo di questa tesi, infatti, è quello di analizzare due nuove geometrie che lavorano nelle stesse condizioni operative, ossia in una condotta industriale di 107 mm di diametro, nella quale scorre un fluido acqua in un range di portata che varia da 5 a 105 kg al secondo. Le due geometrie analizzate, sono qui rappresentate, sono caratterizzate la prima ad avere un'altezza pari al diametro, quindi H uguale D pari a 76 mm, la seconda da avere un'altezza maggiorata del 25%, quindi H uguale 1,25D, altezza 95 mm e diametro invariato di 76. Parametro caratteristico è il coefficiente di strozzamento beta che correla la dimensione della condotta a quella del cono ed è pari a 0,704. È presente una bombatura alla base e questo permette un più rapido recupero della pressione e vengono individuate due prese di pressione, una a monte e una a valle posta alla base del cono. Il canale di pressione a valle opera anche da supporto al cone, questa è una condizione particolarmente innovativa rispetto ai flussimetri sin qui brevettati. Nella nostra simulazione si è considerato un tratto di tubazione rettilinea a monte pari a 3 diametri per garantire che il flusso a monte sia privo di disturbi indesiderati e un tratto rettilineo a valle del cono superiore a 5 diametri per permettere un completo recupero della pressione. Si è adottato un approccio numerico con l'ausilio della Computational Fluid Dynamics, branca della meccanica dei fluidi che utilizza un'analisi numerica ed algoritmi per analizzare e risolvere problemi legati al flusso dei fluidi in sistemi chiusi e aperti. Le tre fasi di cui è composta sono quelle di pre-processing, solving e post-processing. Nella prima fase, con l'ausilio del software Pointwise, si è costruita una griglia computazionale completamente strutturata, quindi formata da celle quadrangolari. Ci è stato permesso di analizzare solo mezzo canale, sfruttando le condizioni di simmetria geometrica, minimizzando così i costi computazionali, e si è posto particolare interesse nelle zone in prossimità delle superfici rigide, quindi sulle pareti e sulla superficie del cono, per analizzare al meglio lo strato limite, e a valle del cono stesso, nella quale si prevede una zona di separazione del flusso e di riorganizzazione. La fase di solving è stata effettuata sul software ANSYS Fluent, che ci ha permesso di scegliere un modello di calcolo, nello specifico un modello di calcolo K-Epsilon, volto a fornire l'equazione di chiusura delle Reynolds Average Navier-Stokes,
che descrivono accuratamente il comportamento del flusso in condizioni stazionarie ed incomprimibili. Si sono applicate le condizioni al contorno velocity inlet in ingresso, outflow in uscita, wall sulle superfici rigide e axis sull'asse. La fase di post-processing ci ha permesso di visualizzare i grafici delle grandezze fisiche in gioco, in particolare possiamo notare un'accelerazione del flusso nella zona di strizione, una massima intensità di turbolenza nelle zone di ricircolo e una caduta di pressione a cavallo del flussimetro. Questa caduta di pressione ci ha permesso di contabilizzare il coefficiente prestazionale CD, qui rappresentato per entrambe le geometrie, e ci ha permesso di concludere che la geometria H uguale 1,25D introduce un minor grado di turbolenza a valle. Questo fenomeno permette un più rapido recupero della pressione statica. La geometria H uguale 1,25D presenta una minor caduta di pressione. Questo implica un più alto coefficiente deflusso e quindi una miglior caratteristica prestazionale. Il coefficiente deflusso CD risulta avere un andamento lievemente crescente. Da questo risultato possiamo dedurre che il range di portata misurabile dello strumento è certamente maggiore di quello sin qui misurato. Il coefficiente CD è pari a 0,87, valutato per la geometria H uguale 1,25D, e nel suo range di portata massima risulta comparabile alla miglior tipologia di boccaglio, con il vantaggio di essere parecchio più economico. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene. Prego Di Donna Stefano di salire sul palco. Il relatore della tesi di Di Donna è il professor De Palma. Buonasera a tutti, sono il laureando Stefano Di Donna, ringrazio la Commissione per la parola, ringrazio inoltre il mio relatore, il professor Pietro De Palma, e il mio correlatore, il professor Paolo Tamburano. Oggi vi presenterò il mio elaborato di tesi dal titolo Recupero di energia mediante PAT in reti idriche urbane. L'oggetto di studio è stato realizzato in collaborazione con Acqua Lotto Pugliese, azienda che gestisce il servizio idrico integrato in Puglia e si occupa di approvvigionamento idrico, adduzione, distribuzione, collegamento fognario, depurazione e riuso. Principalmente l'oggetto di tesi è stato realizzato in collaborazione con l'area tecnologia dei materiali della direzione ingegneria, che si occupa di consulenza tecnica specialistica nel campo dei materiali e delle tecnologie, servizi di tutti gli uffici tecnici dell'azienda. Nel corso degli anni Acquedotto Pugliese ha continuato a sviluppare il tema della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sfruttando tutte le potenziali fonti a disposizione. Acqua utilizzando turbine idrauliche, sole utilizzando pannelli fotovoltaici e biogas utilizzando impianti cogenerazione a biogas. Negli ultimi tempi è stato avviato uno studio sui sistemi idroelettrici basati su microturbine, le PAT, che sfruttano il carico idraulico disponibile su condotte suburbane, ossia condotte di collegamento tra serbatoio di testata e rete idrica di distribuzione urbana, caratterizzate da cariche attualmente dissipate mediante idrovalvole. Le turbine idrauliche sono macchine che sfruttano la differenza di quota tra il bacino e la macchina per trasformare l'energia potenziale dell'acqua in energia elettrica. Sono suddivise in due macrocategorie, le turbine ad azione, dove l'acqua viene indirizzata nella zona centrale della pala, permettendo una trasformazione completa dell'energia potenziale dell'acqua in energia cinetica. La più diffusa è la turbina a Pelton. Poi abbiamo le turbine a reazione, l'acqua attraversa la girante in cui l'energia potenziale non viene totalmente convertita in energia cinetica, permettendo di mantenere parte del carico a valle, nel caso in cui si abbia una condotta a pressione superiore a quella ambiente a valle della macchina. Le più diffuse sono le turbine Francis e Kaplan. Negli ultimi anni si sono diffondendo le PAT, che sono pompe idrauliche tradizionali montate al contrario rispetto alla direzione del flusso idrico. La girante ruota in senso contrario rispetto al verso per cui è stata progettata in funzione di pompa, permettendo di sostituire il solito motore di azionamento con un generatore di corrente. La differenza sostanziale tra le turbine e le PAT sono i bassi costi di realizzazione e di manutenzione, perché mentre le turbine vengono prodotte su richiesta dell'acquirente, le PAT vengono prodotte in serie. Ulteriori caratteristiche delle PAT sono i buoni rendimenti della macchina e un rapido rientro dei costi di realizzazione nell'impianto.
L'oggetto di studio è stato quello di verificare la fattibilità dell'installazione di un sistema PAT nella rete idrica di Corato, che attualmente è composta da un serbatoio che alimenta la città ed è posto a una quota di 350 metri sul livello del mare ed è collegato all'origine di distribuzione urbana attraverso una condotta di diametro nominale 600, lunga 5 km, come si vede in rosso in figura. L'origine di distribuzione urbana attuale è composta principalmente da un'idrovalvola assiale in cui è presente un pistone che permette la regolazione della pressione all'uscita dell'impianto, un misuratore di pressione che serve per la regolazione dell'idrovalvola e un bypass che serve in caso di necessità. Come primo studio sono stati analizzati i dati di portata e pressione che attraversano l'impianto nell'arco dell'anno 2020-21 e successivamente attraverso la formula di Darcy-Weisbach è stato possibile calcolare le perdite distribuite nella condotta suburbana. Infine è stato possibile calcolare la perdita dell'idrovalvola. Successivamente è stato potuto scegliere l'ampatta adeguata per l'installazione dell'impianto che corrisponde a un Omega 125-364 SCGF che corrisponde a una pompa centrifuga su cui verrà montato un generatore di corrente e non il solito motore di azionamento. Per la scelta della PAT sono state utilizzate le curve caratteristiche della macchina che hanno permesso di individuare il punto di funzionamento adeguato che garantisce rendimenti e prestazioni elevate. Dalle analisi dei dati si è potuto realizzare uno schema idraulico dell'impianto con PAT che presenta una condotta di diametro nominale 300 su cui è presente la PAT con due misuratori di pressione e un misuratore di portata, una valvola di non ritorno e un'idrovalvola che serve per regolare la portata che attraversa la PAT in modo che essa possa lavorare sempre con i valori corrispondenti al punto di funzionamento. Una condotta di diametro nominale 600 utilizzata come bypass nel caso in cui si voglia mettere in disuso l'impianto e una condotta di diametro nominale 300 su cui è installata un'idrovalvola che sarà utilizzata nel caso in cui i valori di portata che attraversano l'impianto sono maggiori a quelli del punto di funzionamento della PAT. Per la realizzazione di questo schema è stato utilizzato un modello EPANET che ha permesso di verificare se l'impianto pensato andasse in qualche modo a danneggiare la distribuzione idrica della rete urbana e da quanto si può vedere dai livelli di pressione rimane a livelli ottimali. Quindi il modello costruito permette di mantenere le stesse funzioni dell'origine di distribuzione urbana esistente permettendo anche il recupero di energia elettrica. Successivamente sono state effettuate delle stime dei costi di realizzazione e messi in esercizio, infatti nella prima tabella sono stati stimati i costi per ogni categoria di lavorazione da effettuare, successivamente sono stati considerati i costi di progettazione, sicurezza ed imprevisti e infine da questa analisi è stato considerato un investimento di circa 312.000 euro. Infine è stata effettuata una valutazione energetica che ha permesso di redare un business plan relativo alla realizzazione e utilizzo della PAT. Per questa valutazione sono stati considerati 20 anni che corrispondono alla vita utile della macchina e si è constatato che in 10 anni si ha il recupero totale dell'investimento e in 20 anni si ha una marginalità dell'investimento del 45%. Grazie a questo impianto si avrà produzione di energia elettrica con modalità ecosostenibile e riutilizzo della stessa per il funzionamento di idrovalvole e altri dispositivi elettrici a servizio della rete idrica. Sfruttare il carico idraulico altrimenti dissipato e sprecato per mezzo di idrovalvole e avere benefici economici e finanziari che permetteranno un rapido rientro dell'investimento. Grazie per l'attenzione. Grazie. Prego, Forte Alessandro. I relatori della tesi sono il professor 32 e l'ingegner Ceddia. Buon pomeriggio, sono il laureando Alessandro Forte, ringrazio la commissione per la parola data e ringrazio il mio relatore, il professor Bartolomeo 32 e il mio correlatore, il dottor Mario Ceddia. Quest'oggi discuto la mia tesi di laurea in meccanica dei materiali e progettazione meccanica 1 dal titolo Redesign ottimizzato mediante analisi FEM di un cerchio per vettura ad alte prestazioni.
L'obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di svolgere un lavoro di ottimizzazione del cerchio di una Ferrari 812 Superfast, una vettura Gran Turismo ad alte prestazioni prodotta a partire dal 2017. È stato sviluppato quindi un processo di progettazione al fine di ridurre la massa del cerchio delle ruote posteriori. Il cerchio sostanzialmente è l'elemento del veicolo che collega lo pneumatico al veicolo. È caratterizzato fondamentalmente da tre parametri. Abbiamo innanzitutto l'offset, indicato anche come T, che rappresenta la distanza tra il piano centrale del cerchio e il piano di fissaggio dello stesso, e può essere positivo, negativo o pari a zero. Abbiamo inoltre il diametro del cerchio, solitamente espresso in pollici, e il fine via è il PCD, un valore che indica il numero delle viti di fissaggio e la distanza di queste misurata su una circonferenza ideale passante per i centri delle viti. È stato quindi realizzato un modello 3D del cerchio, cercando di riprodurlo più fedelmente possibile a quello reale utilizzando il software Autodesk Inventor 2021. Sono stati quindi definiti i carichi agenti sul cerchio. Come caso limite è stato considerato l'istante in cui le ruote incontrano un ostacolo o un dislivello del fondo stradale, mentre la vettura avanza con una velocità piuttosto elevata. Dallo schema di corpo libero si può notare che la forza di reazione F è uguale in direzione modulo al carico verticale N. Quest'ultimo è dato dalla somma di due contributi. Il primo contributo è dato dalla forza peso agente sulla singola ruota, e questa è stata determinata sapendo che il 53% del peso complessivo della vettura grava sull'asse posteriore, e ipotizzando che il carico sia equamente ripartito tra ruota destra e ruota sinistra. Il secondo contributo è dato dal carico aerodinamico verticale, che è funzione della velocità di avanzamento, e questa è stata determinata ipotizzando di essere in quinta marcia e conoscendo i rapporti di trasmissione in uscita dal cambio e a valle del differenziale. Oltre alla forza di reazione F, sul cerchio agiscono la pressione dell'aria presente all'interno dello pneumatico e la coppia motrice. Una volta stabilite le forze e i momenti agenti sul cerchio, sono state individuate le sollecitazioni presenti all'interno di esso, mediante un'analisi basata sul metodo degli elementi finiti. Come ci si poteva aspettare, le zone più sollecitate risultano essere quelle in prossimità dei raccordi tra le razze e il cerchio e in prossimità della flangia più esterna dello stesso. È stato determinato anche il valore massimo della sollecitazione di von Mises e questo risulta essere piuttosto elevato, in particolare uguale a 281,27 MPa. Per questo motivo è stato effettuato un redesign del cerchio. Chiaramente sono state rinforzate le zone maggiormente sollecitate e questo ha permesso di ottenere un abbassamento della tensione massima di circa 100 MPa. Inoltre, poiché la zona centrale del cerchio risulta essere poco sollecitata, sono state effettuate delle modifiche alla disposizione e alla conformazione delle razze al fine di ottenere un componente più leggero e con un design più accattivante. Effettuare solamente l'analisi statica però non è sufficiente. Infatti è stata analizzata anche la fatica del materiale, ovvero il fenomeno di progressiva degradazione di quest'ultimo qualora sia sottoposto a cicli di carico variabili nel tempo. È stata svolta quindi un'analisi a fatica multiassiale facendo un paragone tra il cerchio realizzato in lega di alluminio e lo stesso cerchio realizzato in lega di magnesio. La scelta del materiale è ricaduta sulla lega di alluminio poiché la Ferrari 812 Superfast è una vettura di serie e non propriamente da competizione, e per questo motivo è preferibile avere un componente che abbia una maggior durata nel tempo. Inoltre è stato analizzato anche l'aspetto relativo ai costi di produzione, che in questo caso sono inferiori. In conclusione, dopo aver effettuato il redesign del cerchio, sono stati ottenuti i seguenti risultati. Innanzitutto è stata ottenuta una riduzione della superficie della parte frontale del cerchio del 30%, e quindi di conseguenza è stata aumentata la superficie degli spazi vuoti lasciati tra le razze, permettendo quindi un aumento della superficie di scambio termico, che favorisce quindi un raffreddamento più efficiente dei dischi dei freni, evitando il fenomeno del surriscaldamento. L'effetto più importante però è stato quello di ridurre la massa del cerchio passando da un valore di 10,144 kg a un valore di 9,033 kg, con una riduzione in percentuale del 10,95%. In questo modo si ottiene una migliore aderenza della pneumatica al suolo e questo si traduce in un miglioramento delle prestazioni della vettura in termini di maneggevolezza e prontezza. Grazie per l'attenzione. Grazie. Prego Guaragno Michele di salire sul palco. I relatori della tesi sono il professor Coclite e il professor Orlando.
Tutti, io sono il laureando Guaragno Michele, ringrazio la Commissione per la parola data ed in particolar modo i miei relatori, professor Coclite e professor Orlando. Il mio lavoro di tesi in analisi matematica ha il titolo Ottimizzazione vincolata, un'applicazione a un sistema complesso. Lo scopo dell'ottimizzazione è la realizzazione della configurazione migliore rispetto ad un insieme di priorità, criteri o vincoli. Tali fattori possono essere sia di massimizzazione, quali produttività, affidabilità, sia di minimizzazione. In natura, un caso concreto di ottimizzazione è quello degli alveari, in cui le singole celle hanno una forma esagonale in modo da massimizzare gli spazi, minimizzando l'uso di cera. In termini matematici, un problema di ottimizzazione è caratterizzato da una funzione obiettivo costo, che deve misurare quantitativamente le prestazioni del sistema, e dei vincoli da soddisfare. Nell'elaborato di tesi ci si è soffermati su problemi di ottimizzazione vincolata. Lo studio di un problema parte dall'esistenza delle soluzioni. Il teorema di Weierstrass stabilisce l'esistenza di massimi e minimi di funzioni continue su compatti. Si passa poi stabilendo le condizioni necessarie per le soluzioni ottimali. Nel caso di estremi liberi, il teorema di Fermat garantisce che punti di massimo o minimo annullano il gradiente. Estremi vincolati, invece, potrebbero non essere punti critici per la funzione obiettivo, ma della funzione lagrangiana, ottenuta combinando linearmente funzioni obiettivo ed equazioni di vincolo. Per determinare numericamente i punti di minimo, siamo partiti da metodi di ottimizzazione non vincolata tramite metodi di discesa. Tale metodo consiste nel ricercare una successione di punti partendo da un guess iniziale spostandosi di un determinato passo nella direzione del gradiente, scritta in condizione 1. La condizione 2.1 poi impone una discesa semplice, ma non si è rivelata efficace e per questo motivo è stata introdotta una condizione 2.2 più specifica e più stringente, detta condizione di Armico. Si passa per il caso di ottimizzazione vincolata tramite il metodo della lagrangiana aumentata, basata sullo studio di estremi liberi della funzione lagrangiana aumentata, la quale dipende dalla funzione obiettivo, dai vincoli di uguaglianza e da un termine di penalizzazione. Si applica tutto ciò che si è appena visto per ricercare gli stati di minima energia di un sistema complesso. Un sistema complesso è un sistema caratterizzato da molti agenti che interagiscono tra loro in modo imprevedibile. Troviamo esempi in teoria delle comunicazioni, biologia, elettronica. Si passa poi al concetto di vetri di spin, ovvero un reticolo nel quale vi sono una serie di punti che hanno delle determinate direzioni. Interazioni ferromagnetiche e antiferromagnetiche seguono questa forma di energia scritta in alto. Si inizia con un sistema non complesso nel quale è possibile determinare esplicitamente il ground state nel caso di interazioni solo ferromagnetiche o solo antiferromagnetiche. In entrambi i metodi si applica il metodo di discesa e dal primo plot si giunge ad una configurazione con vettori tutti allineati, dal secondo ad una configurazione con vettori primi vicini antiparalleli. La struttura di ground state cambia drasticamente quando le interazioni tra primi vicini sono ferromagnetiche con probabilità P e antiferromagnetiche con probabilità 1-P, come si evince dal seguente plot, nel quale, partendo da una configurazione con vettori quasi allineati, si giunge tramite il metodo di discesa ad una configurazione aventi vettori disordinati. Ciò è dovuto all'insorgere della frustrazione, ovvero un fenomeno per il quale nessuna configurazione permette di accontentare tutte le interazioni. Ora viene visto un esempio in quale viene studiato l'andamento dell'energia media come funzione di P, dal quale si evidenzia una tendenza lineare decrescente, per cui il metodo dei minimi quadrati, basato sull'analisi di regressione lineare, ricerca la retta che meglio descrive questo andamento. Indipendentemente dalla scelta della configurazione iniziale, è stato visto da questi plot che l'andamento lineare non dipende dalla scelta del guess iniziale per il metodo del gradiente. Grazie per l'attenzione. Grazie. Prego Irianni Pierpaolo. I relatori della tesi sono il professor Pascazio, il professor Torresi e l'ingegner Ranaldo. Sbagliato tutto, scusate. Ho cambiato rigo, scusate. I relatori sono il professor 32 e l'ingegner Cedia, scusate.
Buon pomeriggio, sono il laureando Irianni Pierpaolo. Vorrei ringraziare la Commissione per la parola datami, il mio relatore, il professor 32, e il mio correlatore, il dottor Mario Ceddia. Quest'oggi discuto la mia tesi in meccanica dei materiali e progettazione meccanica 1 dal titolo Migliorie strutturali di un telaio di una superbike mediante giunti in lega di titanio. Il mio lavoro di tesi è consistito nell'ottimizzazione di un telaio di una superbike da competizione. L'obiettivo di tale ottimizzazione è stata ottenere una riduzione almeno del 15% della massa del telaio, inizialmente pari a 10,144 kg. Lo studio del telaio è stato effettuato sul software Inventor utilizzando il metodo degli elementi finiti. Tale analisi permette di risolvere problemi di sforzo deformazione in campo elastico e si basa sull'approccio nodale del principio dei lavori virtuali. Il primo step dell'analisi è la creazione di una mesh, ovvero una griglia composta da elementi finiti codificati di forma triangolare o quadrata, e successivamente il calcolatore del software risolve per ciascun elemento un sistema di equazioni algebriche prevedendo il funzionamento dell'intero sistema. Definita la mesh della struttura, sono state inserite le condizioni al contorno sul software, ovvero i vincoli e i carichi agenti sul telaio. È stata presa in considerazione la frenata d'emergenza del motoveicolo quando il pilota interviene solamente sul freno anteriore della motocicletta, e quindi è stata applicata sul telaio la risultante della forza frenante, oltre che le forze peso statiche del motore e del pilota. L'analisi FEM è stata condotta sia per il materiale di partenza, l'acciaio inossidabile, che per altri materiali quali il titanio, l'acciaio al carbonio e la lega di alluminio. Per tutti i materiali analizzati si verifica un massimo di sollecitazione di von Mises intorno ai 310 MPa e il valore massimo si trova in corrispondenza delle giunzioni saldate, che quindi risultano essere le zone più critiche del telaio, in quanto potrebbero verificarsi cricche e in casi estremi rottura del telaio stesso. Dalla simulazione, in termini di deformazione, si vedono valori maggiori utilizzando materiali diversi rispetto a quello originario. La soluzione proposta per la riduzione della massa è un telaio composto da tubi in fibra di carbonio e giunti in lega di titanio. La soluzione prevede l'inserimento di tubi all'interno di apposite sedie cieche dei giunti in maniera tale che i punti di massima sollecitazione ricadano su sezioni di maggior diametro e resistenza. La lega scelta per la realizzazione dei giunti è la T6 HAL di quarto grado. Al termine della fase di ottimizzazione sono state ottenute le dimensioni ottimali del giunto, ovvero una lunghezza della sedia di alloggiamento di 20 mm e uno spessore esterno del giunto di 3 mm. Come sistema di bloccaggio del giunto ai tubi in fibra di carbonio si è scelto di utilizzare una resina epossidica da interporre tra le superfici a contatto. Una volta solidificata la colla, la struttura garantisce elevate prestazioni e grande resistenza a carichi sia statici che dinamici. I vantaggi di questo telaio, oltre a un'assenza di saldature, sono una forte diminuzione della massa del 63,58% rispetto alla massa iniziale, e effettuata l'analisi FEM del nuovo telaio con le stesse condizioni al contorno viste in precedenza, notiamo anche una forte diminuzione sia delle deformazioni massime sia della sollecitazione di von Mises. Gli svantaggi di questo telaio sono legati a tempi e costi di produzione maggiori rispetto all'equivalente telaio saldato, a causa della complessità dell'assemblaggio dei giunti, e inoltre, avendo scelto una colla organica, sarà necessaria una manutenzione periodica per la sostituzione della stessa. Grazie per l'attenzione. Grazie. Prego, Cucci, Elisabetta. I relatori sono il professor Pascazio, il professor Torresi e l'ingegner Ranaldo. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto la Commissione per la parola data e ringrazio inoltre il mio relatore di tesi, il professor Pascazio, e i miei correlatori, il professor Torresi e l'ingegner Ranaldo. Sono la laureanda Cucci Elisabetta e quest'oggi vi presenterò il mio lavoro di tesi in fluidodinamica dal titolo Simulazione del flusso su un profilo alare oscillante.
L'obiettivo della tesi è stato quello di studiare lo stallo dinamico di un profilo alare mediante la fluidodinamica computazionale. I software utilizzati sono Pointwise per quanto riguarda la generazione della griglia di calcolo e ANSYS Fluent per la simulazione vera e propria del flusso. I risultati ottenuti sono poi stati confrontati con i dati sperimentali della Glasgow University. Per quanto riguarda la generazione della mesh, sono stati creati tre domini di calcolo differenti. Innanzitutto si è generato il profilo alare, attorno al quale si è creato un dominio di calcolo strutturato, in modo da avere una migliore descrizione del flusso all'interno dello strato limite, e cioè a parete. Successivamente sono state create due circonferenze con centro nel fuoco aerodinamico, e cioè a circa il 25% della corda, dove la prima, visibile in figura, delimita un dominio non strutturato, mentre l'altra circoscrive un dominio strutturato. La mesh così generata è stata esportata e importata nel solutore ANSYS Fluent, per il quale si è scelto un approccio Unsteady Runs e un modello di turbolenza Transition SST, in quanto aggiunge due ulteriori equazioni al modello, a quelle del modello Key Omega, con il fine di avere una migliore predizione della transizione del flusso. Dovendo poi studiare un caso dinamico, si è imposto un moto di oscillazione alla mesh tramite il caricamento automatico di un file scheme ad ogni time step. Prima di analizzare i risultati ottenuti dalla simulazione, diamo una breve descrizione di quello che è il fenomeno dello stallo. Lo stallo non è altro che la riduzione critica del coefficiente di portanza dovuta alla separazione del flusso per angoli di attacco elevati. E nel caso in cui le superfici atte a generare portanza siano dotate di moto accelerato, si parla di stallo dinamico, ben più pericoloso del primo. Dopo l'angolo di stallo dinamico, si viene a generare sul dorso del profilo una schiera di vortici alternata, la quale produce forze periodiche variabili e quindi vibrazioni della struttura. Fenomeno pericoloso e da tenere sotto controllo in quanto può portare alla rottura della stessa, nel caso in cui si raggiunga la frequenza di oscillazione naturale dell'ala. Per quanto detto, uno studio sull'angolo di attacco critico è di fondamentale importanza per ogni superficie alare. Di seguito mostriamo l'evoluzione del flusso attorno al profilo alare all'aumentare dell'angolo di attacco, dove si nota la formazione di vortici nei pressi del leading edge per angoli sufficientemente elevati. Dopo varie simulazioni sono stati ottenuti grafici dei coefficienti aerodinamici di resistenza e di portanza in funzione dell'angolo di incidenza, dove i grafici in nero rappresentano i dati sperimentali tratti dal test in galleria del vento, mentre i grafici in verde e viola sono stati ottenuti tramite simulazione computazionale per varie intensità turbolente del flusso indisturbato. Si può notare come per angoli elevati vi sia la formazione di un ciclo di steresi. Questo è dovuto alla separazione e al conseguente riattacco della vena fluida durante il moto di beccheggio del profilo. Si nota inoltre come al diminuire dell'intensità turbolenta del flusso indisturbato si abbia un distacco di vena anticipato e quindi una transizione anticipata. Questo è dovuto al fatto che per i corpi tozzi, come i profili ad alta incidenza, un flusso meno turbolento è meno capace di vincere gradienti di pressione avversi e quindi tende a separare prima. In conclusione possiamo affermare che i grafici ottenuti tramite simulazione fluidodinamica computazionale siano affini ai test tratti dalla galleria del vento, dimostrando la validità della fluidodinamica computazionale tramite la quale è possibile studiare fenomeni fluidodinamici complessi con l'ausilio di un computer. Grazie per l'attenzione. Ok. La Ricchia, Pier Francesco, prego. I relatori sono il professor De Tullio e l'ingegner Colabufo. Ringrazio la Commissione e in particolar modo il relatore, il professor De Tullio, e il correlatore, il professor Colabufo, in quanto la mia tesi di laurea in fluidodinamica, dal titolo Studio del flusso renale e analisi della tossina uremica in doxil solfato mediante LC-MAS e osservazione spettrofotometrica, nasce dalla collaborazione tra il Politecnico e uno spin-off dell'Università degli Studi di Bari, Bio4Drug, che da 11 anni
impegnato nell'innovazione tecnologica. In merito ho preso parte al progetto SICARE, un progetto finalizzato alla programmazione di un sistema integrato di telemonitoraggio, teleassistenza e cura del paziente con sindrome cardiorenale, e i miei obiettivi della tesi sono l'analisi del flusso ematico, la malattia renale cronica e la diagnosi innovativa. Il flusso sanguigno circola seguendo una linea di pressione che nasce da un'area ad alta pressione verso un'area a bassa pressione. Ovviamente si instaura un gradiente di velocità che dipende dalla viscosità del fluido stesso. Nel grafico è stato riportato quindi il confronto tra acqua, plasma e sangue. Ovviamente il flusso scorre in dei vasi, nel nostro caso sono arterie, vene e capillari, e sono rivestite quindi dall'endotelio che conferiscono rigenerabilità, permeabilità e ovviamente anche una componente di carattere elastico. Le forze meccaniche che regolano l'endotelio sono lo shear stress di parete, che dipende ovviamente dalla componente tangenziale del flusso che va a stimolare le cellule dell'endotelio e che permette quindi di scernare ovviamente delle sostanze che conferiscono ovviamente una unidirezionalità del flusso e abbiamo la forza ortogonale che diciamo è prodotta dalla spinta di pressione e la forza di Laplace che invece è determinata dalle deformabilità delle pareti stesse. È possibile così definire la legge di Agapasselli che afferma che il flusso è direttamente proporzionale alla variazione di pressione e inversamente proporzionale ovviamente alla resistenza vascolare che di conseguenza è influenzata dalla viscosità del flusso che è determinato dal rapporto dello shear stress, ovvero dalla tensione di taglio, e dallo shear rate, che è la velocità di taglio. È possibile quindi rappresentare ovviamente il flusso di Hagen-Passelli attraverso un profilo parabolico, che però è solo possibile applicarlo nei grandi vasi in cui abbiamo la massima velocità nel centro diciamo lungo l'asse del vaso. E il passaggio ovviamente dalla stabilità di tale flusso è determinato ovviamente dalla dal